E ho detto tutto, lo spettacolo che andrà in scena al Teatro al Massimo di Palermo. Sì, perché ho detto tutto è la frase conclusiva di qualunque discorso, sia se il discorso ha veramente detto tutto, sia quando non ha detto niente. Però se tu metti alla fine la frase e ho detto tutto, funziona, sembra veramente che hai detto qualcosa. Quindi è un po' un punto che si mette alla fine, alla conclusione di un discorso, ma che poi può continuare. E quindi diciamo che ho voluto mettere un punto nella mia carriera con questo spettacolo, perché c'è tanto di quello che ho già raccontato, ci sarà una parte, un meglio di, ma c'è anche del nuovo, e quindi spero di fare quello che cerco di fare sempre con la comicità, dire qualcosa. Quindi spero di concludere lo spettacolo con un bel "e ho detto tutto", che veramente alla fine ho detto qualcosa. Sarà uno spettacolo evento che sarà ripreso televisivamente, sì, per un'emittente nazionale. Sì, quando io faccio una vita con questo mestiere in cui non lavoro molto qui, ma nella mia città, a Palermo, ma sono sempre portato a lavorare fuori. Ma non è solo questo il mestiere in cui accade un evento del genere, sono tutta la mia generazione sparpagliata. Quindi quando c'è stata l'occasione di avere le riprese televisive del mio spettacolo, ho detto no, aspetta, facciamo il meccanismo al contrario, cosa c'è di più rivoluzionario per un terrone come me di portare il lavoro a casa? E quindi lo registrerò a casa mia a Palermo, un po' come mi è successo anche facendo i film, e quindi sarà una bella occasione perché è una grande festa, infatti ci saranno amici, ci sarà il vecchio me, il nuovo me, e con questo ho detto tutto. Sul palcoscenico non sarai solo. No, cioè, sono abituato a stare solo sul palco, ma sono, come vedete in TV, sempre in compagnia, e si vede, di Sergione, Friscia, e quindi anche in questa occasione ci saranno degli amici che verranno a trovare, saranno degli ospiti, cosa che non è solita nei miei spettacoli, e quindi questo fa capire un po' il clima di festa di questo spettacolo, in cui ho detto che devo festeggiare solo. No, una volta che si può, invitiamo tutti. Che cos'è la comicità per Roberto Lipari? La comicità, quello che dico sempre io, è spiazzamento, cioè la comicità vive di un principio, di una presunzione che abbiamo tutti, di sapere come le cose andranno, che è poi una presunzione che ci aiuta a vivere, perché se no non potremmo, se continuamente ci poniamo quesiti su come andrà, ci potremmo perdere. Quindi a un certo punto il nostro cervello, per sicurezza, ci dà delle risposte certe. Il comico è quello che ti fa pensare che stiamo da una parte e in realtà va da un'altra. Quindi io spero sempre di riuscire a spiazzare chi mi segue, e mi fanno molto ridere quelli che mi spiazzano. E poi per fortuna viviamo in un paese, in un periodo storico globalizzato in cui il mondo ti spiazza di continuo e diventa il miglior autore dei tuoi testi. Vuoi aggiungere altro? Ho detto tutto.